Via ieri a Palazzo Madama il ciclo di audizioni sul decreto sostegni, il provvedimento del governo con nuove risorse per imprese e famiglie colpite dalla pandemia da Covid-19. Per Alleanza delle Cooperative è intervenuto Giancarlo Ferrari, direttore di LegaCoop Nazionale, che ha espresso un giudizio complessivamente positivo sul testo, indicando però anche modifiche specifiche per migliorarlo. Molte imprese non ce la fanno più, sono escluse e non sono in grado di mantenere aperte le attività. Questo è il grido d'allarme che noi lanciamo, soprattutto per i casi particolari che ho. Noi abbiamo un tema molto grande che colpisce le nostre imprese, le cooperative sociali di tipo B, che come voi sapete hanno l'obbligo dell'impiego del 30% di persone svantaggiate per poter determinare il calcolo di prevalenza. Noi chiediamo per questo una deroga, almeno per quanto riguarda quest'anno, per mettere nelle condizioni quelle imprese di non subire la perdita di mutualità. Le imprese a larga base sociale, imprese cooperative a larga base sociale, come le imprese di consumo, hanno una norma derivante da un obbligo di legge che le porta necessariamente all'esclusione dei soci che non abbiano un'intensa vita associativa. Si tratterebbe oggi di poter assumere una misura normativa che impedisca l'esclusione di questi soci dalla base sociale, riattivando poi ovviamente in periodo di normalità la norma per quanto riguarda la partecipazione o meno alla vita sociale. Tempi molto stretti sono stati previsti per l'esame del provvedimento nelle commissioni bilancio e finanze del Senato, che avranno tempo fino alle 18 di questo venerdì per presentare emendamenti. Si è svolto inoltre ieri l'incontro tra Alleanza delle Cooperative con la nuova segreteria del PD. In questa occasione il presidente Mauro Lusetti ha sottolineato la necessità di una collaborazione tra pubblico e privato per garantire un'efficace implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, insieme a una governance adeguata che preveda la partecipazione dei vari livelli istituzionali e delle parti sociali. Per quanto riguarda l'aggiornamento dei criteri di definizione del piano, il presidente ha indicato alcune aree di intervento eccezionale: i settori produttivi più colpiti dall'emergenza, la transizione digitale ed ecologica, il contrasto alla povertà, il sud e le aree interne. Diverse le occasioni in cui Alleanza delle Cooperative è stata ascoltata in Parlamento la scorsa settimana. Doppia audizione martedì sotto il cappello di Agrinsieme, prima in Commissione Agricoltura della Camera, in merito agli obiettivi del Piano Strategico Nazionale nel quadro della nuova Politica Agricola Comune, la PAC, e poi nella 13ª del Senato, sul disegno di legge del senatore della Lega Nord Giampaolo Vallardi sul riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. Mercoledì scorso alla Camera, Eleonora Vanni, presidente di LegaCoop Sociali, è stata ascoltata in merito alla proposta di legge di Celeste Darrando del Movimento 5 Stelle sull'introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, chiedendo di definire con più precisione gli enti del terzo settore coinvolti nei progetti tramite un sistema di accreditamento dei soggetti partner. L'addizione progetto personalizzato di capacitazione, secondo Vanni, potrebbe inoltre meglio abbracciare il senso del budget di salute. Da ieri e per 15 giorni si applicano le misure della zona arancione nelle regioni Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento, mentre in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta si applicano quelle della zona rossa per ulteriori 2 settimane. Lo stabiliscono 2 ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza, pubblicate ieri sulla Gazzetta Ufficiale, mentre un'ulteriore ordinanza del titolare della Salute proroga fino al 30 aprile le disposizioni per chi proviene dall'estero. Tampone obbligatorio e 5 giorni di quarantena, anche per chi proviene dai paesi dell'Unione Europea. I webinar di Rete Nazionale Servizi tornano venerdì 9 aprile con un seminario sul provvedimento disciplinare per un approfondimento sulla corretta gestione dei codici di comportamento e le relative sanzioni. Saranno presenti Dario Vedani per LegaCoop Lombardia e Luca Grossi per Rete Nazionale Servizi.